Noi ci occupiamo da 13 anni di pedocriminalità e pedofilia, siamo da 8 anni impegnati nelle aule dei tribunali. Facciamo criminologia, prevenzione più che repressione, che aspetta logicamente non tanto a noi, ma collaboriamo con le forze dell'ordine. E siamo impegnati nei tribunali da 8 anni. Abbiamo accumulato finora circa 75 anni di condanne, non a nostro carico ma a carico di sex offender, stupratori e pedofili seriali, sono tutti recidivi normalmente, però purtroppo vi devo dire anche questo, lo voglio dire polemicamente ma in modo obiettivo e costruttivo, l'ultimo pedofilo condannato a 14 anni dopo un anno e mezzo, dopo circa 18 mesi, era fuori ai domiciliari in un percorso di cura che credo darà ben pochi risultati. L'anno scorso, in questi ultimi 18 anni, con un'opera di investigazione, un termine improprio perché, ripeto, non siamo come associazione logicamente un'istituzione investigativa di DPG, collaborando con i carabinieri abbiamo portato in carcere, quindi a rinvio a giudizio, ovvero, lo dico ai ragazzi, sono iniziati i processi in 18 mesi, 3 pedofili. Avete dai 12, 13, 14 anni, non siete grandi ma neanche troppo piccoli per ascoltare 20 secondi un racconto. 10 anni fa l'ottima polizia postale Reggio Emilia arrestò una persona, un trentenne, che per 2 anni interi ha abusato di 12 ragazzi della vostra età, di 10, 11, 12, 13 anni, e provava piacere, scusate se ve lo dico, con una telecamera riprendendosi in primo piano. Quindi sinceramente non ci sarebbe stato neanche bisogno di fargli il processo, tanto era colpevole. Allora, adesso una mamma, dopo 10 anni, una mamma ci telefona al numero verde su Reggio Emilia, urlando disperata ogni mese, ci dice: io gli vado a bruciare la casa perché quella persona ha fatto solo 18 mesi di carcere, io lo chiamo galera perché sono dei criminali, e adesso è libero e mi ha violentato il mio bambino, il mio ragazzino di 11 anni per un anno intero ammanettandolo. Questo, dopo tante parole, questa è anche la realtà. Questa è la realtà. Noi difendiamo 2 ragazzi su 7 di un processo che abbiamo qui a Piazzale Clodio, abbiamo contribuito all'arresto di un presunto pedofilo, è un sacerdote molto famoso qui a Roma, è un nostro processo, è vergognoso ed è scandaloso che noi come associazione, come tante altre realtà, associazioni, dobbiamo entrare di nascosto, scortati dalla polizia e dai carabinieri, perché noi siamo i criminali. Dobbiamo uscire dopo 8 ore di udienza da Piazzale Clodio del Tribunale di Roma, scortati, perché tante persone purtroppo vedono i nostri ragazzi come, non come vittime, ma come coloro che infangono la reputazione di questa persona, che i carabinieri dichiarano ha abusato per 28 anni. Questa è la situazione. Chiudo: omertà e ipocrisia sono, io lo dico sempre, lasciatemelo dire, i meccanismi, gli elementi su cui si basa la mafia. Omertà e ipocrisia sono gli elementi purtroppo su cui si basa e si sviluppa questo orribile crimine che è la pedofilia. Grazie, buona giornata. Grazie a...